Ehi, ben ritrovati ragazzi sul tubo del Gekor. Oggi, signori, si inizia una nuova serie horror sul canale. Una serie horror con l'H maiuscola. Come ho già scritto sulla pagina Facebook, stiamo parlando di Devil Within, un gioco che io volevo giocare da veramente tanto tempo. Non vedevo l'ora di provarlo e finalmente il momento è arrivato. So solo che alcune persone lo hanno descritto come il successore diretto dei vecchi Resident Evil, quelli che ti facevano pesantemente cagare addosso. Però una cosa è certa, le premesse sono tutte ottime. Di questo gioco non so praticamente nulla, sicuramente qualcuno di voi avrà già visto il gameplay anche perché è uscito ormai da un sacco di tempo. Mi fa piacere se volete riprendere questo gioco assieme a me e seguirlo con me. Siamo per iniziare un nuovo terrificante viaggio sul canale, un viaggio chiamato Devil Within. A tutte le unità 1199 serve copertura codice 3, vi commenta l'ospita. 184, ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto 184. Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave. Una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, 124, rispondete. Joseph. Pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Passo. 184, attenzione, non riusciamo a controllare via radio le unità alpine. Qualcuno mi... Oh, Cristo! Detective Kidman, hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Cosa ne pensi? Connelly, contatta la centrale e aggiornali. Joseph Kidman, con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Quindi, capitolo 1, chiamata d'emergenza. Però devo dire che abbiamo tutti i luoghi comuni di un qualsiasi gioco horror. Nella Sono più media, armi, esatto. ovvero ospedale psichiatrico, un dottore impazzito che ha ammazzato dei pazienti, pazienti scomparsi e noi che andiamo dentro l'ospedale psichiatrico. Finora tutto nella norma, ragazzi, nulla a cui non siamo già stati abituati, insomma. Non ci sono né sangue né bossoli. Non ci sono né sangue né bossoli. Questo vuol dire che nessuno si è ucciso. Ah no, questo vuol dire che i poliziotti non hanno sparato, ma sono entrati tutti dentro senza sparare. Ok. Guarda un sacco l'inizio di Outlast questa cosa qui. Ovviamente in Outlast eravamo un giornalista e non dei poliziotti. Però forse il fatto che abbiamo dei colleghi è un bene, non so. Mi rassicura avere qualcuno vicino. Buon. Odore di sangue. Odore di Bene, sangue. stiamo allerta. E qua Noi andiamo a è controllare, non far successo passare un nessuno da questa macello. porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci. Kidman, coprici. Penso che si chiami dottoressa Kidman, lei. Mi pare di aver capito. Ok, io direi che è il momento di tirare fuori una pistola, caro mio. Quindi tira fuori subito una pistola. Poi andiamo avanti. Sentito qualcosa? No, non posso tirare fuori la pistola? Ok, va bene. Devo dire che qua la gente è morta proprio male Sono vivo comunque. qui. Chi è vivo? È lui? Ehi!
Oh, tu non sei vivo. Fanculo. Mi sta indirizzando verso questa porta dove c'è il tipo vivo. È un poliziotto. È ferito. Cosa è successo? Ehi, Doc. Non può essere. Impossibile. Che cosa? Ruvik è... Ruvik? Penso io a lui. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. Ok, quindi il dottore non ci vuole dire altro. Il dottore non è di molte parole qua. Oh, le telecamere di sorveglianza. Sono poliziotti che sparano, eh? Fantastico. Ma che cazzo è, si teletrasporta. Come sei bruttino. Questo si teletrasporta. Fantastico. Combattiamo un mo... Che cazzo dici? È così? Basta, fine del gioco. Ragazzi, è stato bello, questo era The Evil Within. Se l'episodio vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice. E siamo già stati catturati. Avevamo i poliziotti, avevamo i colleghi, no? Niente, è stato catturato. Preso subito così. Da un coso che si teletrasporta, che non capisco perché non mi abbia ucciso a sto punto. Oh. Lì c'è un coltello, però mi serve quello. Oddio. Cosa sta facendo? Sta affettando gente. Prendi RS ruota visuale. Sì, la sto ruotando. Ah, devo guardare in su. No, stai venendo qua da me? Eh? Ah, ok, no. Sta andando. Figa! Ha staccato un busto a metà. Oh, mi devo dondolare. Riesco a prenderlo quel coltello. Dai, dai ragazzo, dai, dai così. Dai, prendi il coltello. No. Prendi il coltello, molto bene. Molto bene, abbiamo un coltello. Dov'è andato quel coso enorme? Pistole ovviamente ce l'hanno tolte. Ok, il tipo sta affettando la sua preda, ma il coltello ce l'abbiamo, l'hai già messo via, te lo sei mangiato. Che fine ha fatto il coltello? Ce l'avevi in mano un secondo fa. Vabbè, ok. Ok, niente coltello. RB accovacciati. Ok, mi accovaccio. Come vuoi te. Allora, direi che ammazzarlo non è un'ipotesi da valutare ora come ora. Non ho una motosega, non ho il macete che ha lui, quindi direi che ingaggiare un combattimento contro di lui in questo momento non mi sembra una grande idea. Però vedo che là, sopra quell'uncino, ci sono delle chiavi illuminate. Forse dovrei riuscire a prendere queste chiavi. Sì, prendi le chiavi. Mazzo di chiavi trovato nel seminterrato dell'ospedale psichiatrico. Utilizzate prima che l'ospedale si dotasse di moderni sistemi di sicurezza. Ok, queste chiavi mi servono? Ah, non lo so, ma andiamo via perché lui sta tornando. Corri! Ok che sai accovacciarti, ma sai anche correre? Oh, merda. Forse queste chiavi mi servono ad aprire... Oh, una porta. Vai, 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 vai. Non sta arrivando. Dai, 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 apri sta cazzo di porta. Madonna, che rumore. Ha fatto tantissimo rumore. Puoi anche chiuderla? No, non la vuole chiudere. Ok, lasciamola aperta. Basta che corri. Mi dite il tasto per correre, per favore. Oh, checkpoint. Checkpoint è sempre una bellissima notizia. E lui dov'è? Tornato nell'altra stanza? Penso di sì. Oh, no! 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 Dove l'hai presa quella motosega? Adesso corri però, è bastardo. Corri, corri. Ok, ok.
Basta correre ed è fatta. Oh, porca troia, mi ha tagliato il tallone, che cazzo. Ecco, fantastico. Mi spieghi come faccio a correre un po' più veloce di così? Merda, merda. Apri questo, apri questo, apri questo. Ma dove cazzo sono finito in un mattatoio per uomini? Oh Gesù, ragazzi. E via. Un bel bagno nel sangue, budella e... Beh. Così, permesso. Permesso. Guarda come galleggiano bene, però. E questo me lo devo tenere che zoppica tutto il gioco, no? Spero che vi siano dei medipack o delle robe simili, insomma. Ok. Cos'è? Ma il ciccione non ci sta più inseguendo. Sicuramente sì, sicuramente saprà come si arriva qua dove siamo arrivati noi lui. Scommetto quello che volete che quel tizio sulla sedia a rotelle in qualche... Questo si alza, si muove, si aggrappa in qualche modo, vero? Oltre la porta chiusa, in fondo alle fogne c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere. Che bello, tutti morti e io come al solito sono l'unico che deve provare a restare in vita e a cavarsi dal cazzo. Da questo ospedale psichiatrico barra mattatoio per esseri umani, a quanto pare. Qua c'è un gran bel lucchetto che non si apre perché non abbiamo la chiave, vero? No, non abbiamo la chiave, non era tra quel mazzo di chiavi che ho trovato prima, questi qua. Ovviamente no, fantastico. Quindi si può andare di qua. Dai, con calma. Nessuno ti mette fretta, caro. Non abbiamo un bestione enorme che ci insegue. Vai con tutta la calma che vuoi, eh. Allora, qua abbiamo un file. Anomalia che non coinvolge il soggetto. La persona che annota i dati afferma di sentirsi male e poi entra in coma per ragioni sconosciute. Il personale lamenta nausea e i presenti perdono conoscenza uno dopo l'altro. Chi è ancora in sé prova a fuggire dall'ospedale, ma per qualche misteriosa ragione non ci riesce. Lo stem dovrebbe essere spento, ma le onde cerebrali del soggetto sono ancora sincronizzate con quelle della fonte. Lui, quell'uomo è apparso. Quell'uomo è apparso alle ore 14, scrivono nella nota locale delle caldaie. Quell'uomo apparso penso che sia quello che ci ha preso e portato qua dentro, che vorrei tanto sapere il motivo per cui non ci ha ucciso subito, ma ha preferito portarci da quel tizio lì, che poi quel tizio ci avrebbe ucciso. Quindi cosa se ne fanno di cadaveri sbrandellati? Boh, sto molto curioso e interessante per ora. Cosa? No! Oh, ma che cazzo dici? Entra qua dentro, RB. Sì, io ho brutti ricordi di armadietti del genere. Ho veramente brutti ricordi in merito. Bruttissimi. Perché non sono mai sicuri questi cazzo di armadietti. Non... Lui sta sfondando ogni cosa che trova, cioè tra un secondo sfonda anche l'armadietto. Eccola. Eccola. Vai via. Vai via. Vai via. Se ne va? Ecco, sta spaccando tutto.
Puoi vedere che l'unica cosa che lascio in piedi è il mio armadietto. Dove cazzo è andato? Dove è andato? È ancora qua vicino. Cioè, se esco lo becco, ma lo becco in faccia, tipo. Non capisco se dovrei uscire. Sì. Esco, ragazzi. Poco da fare. Devo andare oltre. Oltre questo posto. Lui è lì. Ok. Se io sto bello accovacciato, non mi vede. Dimmi che non mi vede. Cosa sta facendo? Vai, 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 vai. Caro mio, un po' più veloce, però ti prego. Non mi deve vedere. Lo so che non ti deve vedere, ho capito. Dove sta? Ok, ok, il momento buono è il momento buono per andarsene. Ah, volete addirittura che io entro nella stessa stanza in cui sta lui? Bastardi. Non lo sa che sono qua. Ancora non mi ha sentito. Dove cazzo è andato? Dov'è? Oh, merda, merda, merda. Sta venendo verso di qua? Dai, vabbè, io ci provo. O la va, o la spacca. Vai! Ti prego, dimmi che non mi vede. Perfetta, ragazzi. Una fuga perfetta. Prendi la bottiglia. Lui è là in fondo. Io direi che me ne posso tranquillamente andare per di qua. Vai così, che non mi ha proprio visto. La bottiglia me la tengo in mano. Non si sa mai che possa tornare utile dopo. Ok. Roba utile in giro, non vedo niente. Vai. Eccola, eccola. Ovviamente mi ha sgamato. Corri, come se non ci fosse un domani. E vai, sì. Come no. Attenzione, si apre magicamente l'ascensore, incredibile. Vabbè, diciamo che è andata bene. Anche se questo ascensore che si apre all'improvviso così. Vabbè. O c'è qualcuno che ci vuole salvare, qualcuno con dei poteri e vuole mantenerci in vita. Perché a me è sembrato un po' strano che l'ascensore si aprisse così, pensando che nessuno le facesse niente. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself. Jokes tied in the noose. Finisce qua il primo episodio di Devil Within. Questa è stata un po' una preview del gioco, il primo episodio ufficiale, diciamo che è quello che arriverà lunedì al solito orario. Ho deciso di farvi l'inizio del gioco in questo video, più che altro perché volevo capire se il nuovo microfono che sto utilizzando e le varie impostazioni sono giuste o sono sbagliate. Se il video vi è piaciuto non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su, commentate qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto lasciate anche un bel like alla pagina Facebook per restare sempre aggiornati con tutti i nuovi video che escono sul canale. E ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, ovviamente qua sul tubo di video. We'll be right back.